Esercitazioni severe, lezioni in russo all'Accademia Bolshoi per 4 ragazzi italiani appassionati di danza che giovanissimi hanno accettato di trasferirsi a Mosca per coltivare in modo assai rigoroso un indubbio talento. Li conosciamo nelle interviste realizzate dal corrispondente Sergio Paini. Il mio amore per la danza nasce da quando avevo 2 anni. Ho visto su un canale Rai il film su Billy Elliot. Dopo quel film ho detto voglio ballare. Luca Calcante ha 17 anni, è di Torino, ma vive a Mosca dal 2011, quando si trasferì su invito della scuola di ballo del Teatro Bolshoi, che l'aveva notato durante un concorso a Lecco. L'Accademia del Bolshoi è venuta a cercarti? Sì, praticamente sì. Sono stato fortunato che mi ha trovato, ecco. È partito che era ancora un bambino, come raccontano i suoi genitori, Luigi e Marilisa. Per noi pensare che poteva venire da solo in Russia a 10 anni con le condizioni climatiche, culturali russe è stato abbastanza difficile. Però dopo 7 anni come lo trovate? Cambiato, naturalmente cambiato, cresciuto forse troppo in fretta, però è felice e quindi noi siamo felici. Armato di talento e determinazione, Luca è arrivato fino in fondo, ha imparato perfettamente il russo e sta frequentando l'ultimo anno dell'Accademia Statale di Coreografia di Mosca, una delle scuole più prestigiose ed esigenti al mondo. Si può dire che è la patria del balletto e in Russia la danza e la cultura in generale viene tenuta molto a cuore e quella è la cosa più bella. Ballare per gente a cui piace il balletto e non perché è obbligata ad andare per qualche norma sociale, ecco. Luca non è solo. Su poco più di 700 studenti, gli stranieri sono 130, giapponesi, americani, ma anche italiani e altri 3, come lui, studiano insieme ai russi. Uno è Marco Biella, arrivato qui nel 2017 da Bassano Bresciano. Questo è il tempio, diciamo, della danza classica pura. I canoni che richiedono qua sono altissimi, però se riesci a entrare in questi canoni il treno passa una volta, quindi è da prendere. È un treno che porta lontano dalla famiglia, a migliaia di chilometri di distanza e molti gradi in meno. I ragazzi vivono in collegio, dentro l'accademia. Allora, i sacrifici iniziano la mattina. Innanzitutto l'ambiente in cui si vive, quindi le docce tutti in comune, i bagni. Poi iniziano le lezioni, 10 ore al giorno, di scuola e di danza. Un curriculum esaustivo per dare una formazione completa. I primi anni si studia russo più intensamente, dal momento che devono proprio insegnarti ex novo la lingua. E poi abbiamo tutte le materie scolastiche in lingua russa, quindi matematica, scienze, geografia, storia del balletto, storia del teatro. Marco divide la stanza con un connazionale, omonimo e coetaneo, il trevigiano Marco Carrea. Ho scelto col cuore perché alla fine era comunque il mio sogno fin da bambino venire a studiare al Bolshoi, fino a quando ho sentito parlare per la prima volta lezioni di danza e quindi ora mi ritrovo qua. Il sogno si è avverato, anche se resta un po' di nostalgia di casa. E abbiamo messo questo, appunto, questo poster in modo da ogni tanto ricordarci com'è la vera pasta. La migliore preparazione, ma anche la massima competizione. Se riesci qui, poi puoi farcela ovunque. L'educazione che trovi qua dentro non la trovi da nessuna parte, sia dal punto di vista della danza, sia dal punto di vista formativo. Costruiscono le loro lezioni su una base molto precisa e il metodo russo è davvero un'altra cosa rispetto agli altri che vi sono. Ma in cosa consiste la tecnica russa? È un sistema graduale di esercizi, spiega Irina Piatkina, insegnante di danza classica e già allieva dell'Accademia e ballerina del Bolshoi. Prestiamo molta attenzione al lavoro armonioso di gambe e braccia, serve autocontrollo ma anche espressività, quando si balla si deve vedere l'anima. L'Accademia vanta 245 anni di storia. Il primo insegnante fu un italiano, Filippo Beccari, e anche adesso ci sono stranieri. Cosa significa questo per voi? È un fatto che ci rende orgogliosi, dice Dmitry Povolotsky, direttore di Russian Ballet International. Giriamo il mondo per scoprire nuovi talenti e quando è il caso li invitiamo alle audizioni o ai corsi intensivi estivi che organizziamo in Italia, in Svizzera, in Australia e in America.
In Italia dove? A Firenze e a Urbino, in collaborazione con l'università. È così che hanno selezionato la padovana Nina Bottacin. L'amore per la danza l'aveva portata via da casa già a 11 anni, come racconta la madre Francesca, che la segue in questa odissea artistica. Era andata in Francia, poi doveva andare a Zurigo a 14 anni, l'hanno intercettata i russi nel mezzo e insieme abbiamo preso questa decisione, perché sicuramente la Russia per il balletto classico è assolutamente il top. Mi manca l'Italia, mi manca casa, però è un sacrificio grande, ma si fa con la passione. E con dedizione assoluta. Per raggiungere la perfezione si studia 6 giorni su 7. Abbiamo ogni giorno 1 ora e mezza di danza classica, poi abbiamo o 1 ora e mezza di acting, teatro, o di carattere, danze di carattere, passo a 2. Poi abbiamo prove, punte, repertorio e ovviamente la sera le prove per gli spettacoli. Tanto lavoro, eppure Nina non si stanca mai. Quando ballo sono felice, cioè in scena o anche in sala, semplicemente a studiare, questa continua voglia di migliorare, di lavorare, mi piace come mi fa sentire.